Buongiorno. Siamo arrivati all'ultima e vedendo ciò che abbiamo fatto possiamo, penso, essere anche soddisfatti. In ottobre siamo partiti e abbiamo visto che abbiamo non un Padre Nostro nella tradizione del primo secolo, ma ne abbiamo tre. E abbiamo imparato che in queste tre formule ogni tanto emerge la convergenza, e quindi dietro a questa convergenza ci sono le parole di Gesù. Lì dove la convergenza non c'è è un problema. Per cui noi possiamo dire il Padre Nostro di Gesù si trova nelle tre redazioni del Padre Nostro. Su questo va bene, siamo certi. Poi l'esegesi, che non crede a niente, a meno che non si dimostri il contrario, come diceva Don Luciano, l'esegesi è propensa a dire che il vocabolario di Gesù si trova nelle redazioni della Didache e di Matteo, ma la forma è più probabile che sia quella di Luca. Queste sono state le due conclusioni che abbiamo raggiunto nel primo incontro. Nel secondo, invece, abbiamo cercato di capire che cosa significa Abba, papà, e quindi il nostro rapporto con lui, e abbiamo anche cercato di capire quell'espressione strana che sei nei cieli, espressione che si è rivelata estremamente interessante perché oltre alla trascendenza indica anche l'attenzione, la vicinanza che Dio ha per ciascuno di noi, perché dall'alto non c'è nessun ostacolo per seguirci personalmente, data la visione cosmologica che c'era nel primo secolo. Nel terzo incontro abbiamo decifrato questa espressione che ci sembra chiarissima e che invece si è rivelata estremamente complicata. Tu, Dio, rendi contaminante di vita la tua presenza tra gli uomini e nella storia. Partire da sia santificato il tuo nome e arrivare a tu, Dio, rendi contaminante di vita la tua presenza tra gli uomini nella storia, beh, ci vuole una buona strada. E voi l'avete fatta con me. Il quarto incontro abbiamo dato un'occhiata ad un'altra espressione che sembra innocente, mentre dietro a questa espressione venga il tuo regno, abbiamo capito che c'è un'assoluta incompatibilità tra la mentalità dell'uomo e la mentalità di Dio. Solo che con la mentalità dell'uomo, l'uomo diventa schiavo dell'uomo. Con la mentalità di Dio, tutti gli uomini sono liberi. E abbiamo anche, e forse con disappunto di qualcuno, scoperto che stiamo chiedendo la fine del mondo ogni volta che diciamo venga il tuo regno. Per quanto riguarda la volontà, altra espressione che noi riteniamo semplicissima, di fatto noi chiediamo che lui compia la sua, noi non c'entriamo in bel niente. Certamente la ricaduta della sua volontà noi la portiamo su di noi, ma non siamo noi che dobbiamo decidere al posto suo. Sul pane, facendo un esame storico-critico e ovviamente non credendo a niente a meno che non si dimostri il contrario, abbiamo capito che questa espressione non solo guarda la dimensione orizzontale dell'uomo, la salute, il pane quotidiano, la dignità, la libertà, il lavoro, la cultura, la spiritualità, ma questa espressione anche va oltre, perché chiede a Dio di poter sperimentare oggi nella storia qualche cosa che appartenga all'escatologia, all'eternità. Per quanto
quanto riguarda i peccati, beh, un mese fa abbiamo cercato di capire, quanto lo abbiamo capito non lo so, perché sono temi piuttosto abbondanti, come ci sia una stretta correlazione tra il perdono ricevuto e il perdono dato. Quindi non si tratta solo di chiedere perdono, ma si tratta di armarci di quella disponibilità a seminare attorno a noi quello che noi abbiamo anche ricevuto. E oggi ce la godiamo con la tentazione. Dobbiamo accordarci su che cosa significa la parola tentazione. Noi oggi cercheremo di esplorare queste espressioni che ripetiamo spesso, anche con qualche disappunto, perché Santa Madre Chiesa non si sbriga a cambiarlo nella Messa. Nella Bibbia che abbiamo tradotto c'è già, linea 05, mettete sugli occhiali perché il carattere è 8 pixel, quindi poca roba. Per farli stare in maniera ordinata ho dovuto rimpicciolire il carattere. Non ci abbandonare alla tentazione. Questa traduzione la trovate nel testo biblico della Conferenza Episcopale Italiana, però noi seguiamo imperterriti nella Messa con il non ci indurre. Venerdì parlavo con i responsabili della liturgia in Italia e ho chiesto loro, dico, insomma, sto messale lo fate uscire o non lo fate uscire? Perché dal 2006 che vi abbiamo consegnato la traduzione non solo del Padre Nostro ma di tutta quanta l'eucologia del messale. Non lo so perché ci sia questo ritardo. Non lo so. Penso che non ci sia accordo all'interno di questo gruppo di vescovi che hanno il compito di mettere la firma al lavoro fatto. Questo è il nostro mondo. Bene, noi ci troviamo di fronte dunque a un'espressione che ha dei problemi. E allora da bravi ragazzi noi facciamo dei passi, quindi non risolviamo tutto in un momento, ma risolviamo per partes. Una prima parte la dedichiamo all'analisi filologica, cioè il valore delle parole. Poi faremo l'analisi del concetto. Quindi prima mettiamoci d'accordo su che cosa significano questi vocaboli. E poi eventualmente elaboreremo il contenuto. Non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Luca è molto povero. Non ci abbandonare alla tentazione. La Didache invece è molto ricca, perché oltre che a riportare il testo di Matteo, ci mette anche del suo, la linea 07-08, perché tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Facendo un esame critico, la linea 05 appartiene alla tradizione che deriva da Gesù. Lo 06 è altamente improbabile che sia di Cristo, perché bisognerebbe mettere in qualche maniera sotto processo Luca e chiedere perché hai cancellato qualche cosa che il maestro ha detto. È più probabile invece che Matteo o prima di lui la Didache abbiano aggiunto questo stico, perché già allora l'espressione caime eisanen che semas eis perasmon non era chiarissima. E allora la linea 06 diventa esplicativa della linea 05.
0708 per quanto riguarda la didache non fa nessun problema, è una chiarissima lampante aggiunta liturgica. Non è originaria in senso assoluto. La liturgia contemporanea l'ha recuperata infilandola prima dell'Agnus Dei, tra il Padre Nostro e l'Agnus Dei, a metà la liturgia odierna ha questa espressione. Vediamo l'esame filologico. Eisenenkes è una forma verbale che deriva dal verbo eisfero. E questo verbo, stranamente, non ha un significato solo. Voi dite, beh, è un po' rognoso, non preoccupatevi. Noi in italiano abbiamo dei verbi che sono ultra rognosi. Rimettere, cosa vuol dire? Ambito medico, restituire alla terra quello che avevamo dentro. Ambito finanziario, condonare un debito. Ambito religioso, perdonare. Un verbo solo, tre significati. Quindi, nessun problema a scoprire un verbo greco con una varietà di significati. Naturalmente, il significato più usato è introdurre, portare. Un significato più di elite è permettere di cadere, permettere di scivolare. In un vecchio vocabolario greco-latino, tanto per gradire, scritto ovviamente da un tedesco, si chiama Zorel, lì avete il nome, et il labi sine, che non è una particella, è un verbo, è l'imperativo di sino. Sino, non permettere, il labi, il labor, cadere, nos, in tentazione. Per cui la traduzione filologicamente più corretta sarebbe e nella tentazione non permetterci di cadere. Questo è il senso. In italiano una costruzione del genere grida vendetta al cospetto di Dio e allora, data la genialità della lingua di arrivo, abbiamo preferito mettere non ci abbandonare alla tentazione. Sono forme che aiutano a capire come non sia Dio capriccioso che ti prende per il polso, tu bambino piccolo, perché lui è l'abba, tu sei l'infante, il baby. E quindi lui ha molta più forza di te, ti prende per il polso e ti mette nel pantano, e tu gli dici non mettermi nel pantano. No, non è questo il significato. Il significato invece è diverso. Noi sul pantano purtroppo ci siamo. E poi capiremo il perché, quando esamineremo il concetto. Ed essendo lì, diciamo, tu stacci vicino, fai in modo che il pantano non ci inghiotta. Questo è il senso della linea 01. Il senso della linea 02, invece, specifica qualcosa del contenuto. Vediamo come. Sempre nella linea 01 c'è la parola peirasmos, quindi non abbandonarci alla tentazione. Ora, se noi diamo un'occhiata alla parola peirasmos nell'uso, quindi non ci fermiamo né a Rocci né a Liddell Scott, ma vediamo l'uso della parola, peirasmos vuol dire due cose: tentazione
liberazione, ma anche persecuzione. Quindi non ci abbandonare a che cosa? Boh, per il momento teniamo aperte tutte e due le cose. Persecuzione e tentazione. Poi, nel secondo stico, alla risai, il verbo ruomai, è un verbo legato all'opera salvifica di Dio. Vuol dire liberare. Dio libera gli ebrei dalla schiavitù dell'Egitto, ruomai, in greco. Tu stai per cadere, uno ti prende per il braccio e ti salva dalla caduta, ruomai. Quindi è un verbo piuttosto simpatico, monodirezionale, diversamente dal verbo eisfero. Paneros, sempre siamo alla linea 02, la risa ima sapotu poneru. Il mondo cattolico ha una tradizione che è legata al testo latino, sed libera nos a malo, e quel malo sarebbe il male, no. Non guardatemi male. Quel male, quel poneros, è il demonio. E quindi in questo caso la tradizione protestante che dice liberaci dal maligno è più vicina al testo greco che non la tradizione cattolica. Quando abbiamo tradotto il Padre Nostro, i vescovi ci hanno detto non mettete il maligno. Perché no? Perché dice questo porterebbe scompiglio tra la gente. Allora io ho detto sì, dico, ma se io faccio lezioni all'università e spiego agli studenti che poneros può dire male e può dire maligno, dipende dal contesto, non creo scandalo. E no, dice, perché in ambito accademico siete liberi di dire quello che ritenete più opportuno. Va bene. Poneros può essere aggettivo. E allora, se viene adoperato nell'area semantica fisica, poneros vuol dire pieno di sofferenza, rovinato. Ai medici arrivano sempre pazienti poneroi, pieni di sofferenza. Può essere adoperato anche però in senso etico, come aggettivo, e allora siamo proprio nel negativo totale, che vuol dire cattivo e arrogante. Quando voi trovate nel greco ellenistico quel politico è poneros, non necessariamente significa che sia corrotto, ma arrogante sì. Poneros viene adoperato anche come nome, e allora vuol dire male nel senso nostro, ma anche maligno, demonio. Farti male, poneros. Non diventare amico del diavolo, poneros lo stesso. Quindi dietro al vocabolo bisogna agire con estrema attenzione per evitare di prendere un abbaglio. Perché poneros vuol dire anche maligno? Io vi ho portato lì alcuni esempi abbastanza chiari, spero. Matteo, capitolo 13, siamo alla linea 43. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, è l'immagine degli uccellini che mangiano il grano seminato. Siamo nel
parabola del buon seminatore qui. E quando Gesù la spiega, dice: ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno, erchetai oponeros, e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Lasciamo perdere le esigenze del brano, che ci porterebbe molto lontano, ma con chiarezza qui Gesù parla del demonio.